parte 2 delle magliette migliori, inizierei sempre con questa di Attacco dei Giganti, se secondo me è meravigliosa, identica anche dietro. Vediamo cosa troviamo di interessante qua. Poi se volete la parte 3 dovete scrivermelo, perché insomma potremmo andare avanti per sempre. Ricordatevi sempre che la maggioranza è di plastica, quindi si suda, si suda, si suda ma con stile. Questo è probabilmente per pochi, è di cotone. Principe di Persia, sì, però la primissima versione. Io sono morta male veramente tante volte e per anni con il floppy disk. Non so quanti anni avevo, ma abbastanza pochi. Tutto lo studio Ghibli, ma tutto, si intende tutto, c'è pure Lupin, c'è Heidi. Il mio film preferito rimane La città incantata. Sto notando che manca la tomba per le lucciole, ma forse è meglio così. Non avevamo abbastanza cuore da metterlo anche qua. Vogliamo solo dimenticare. Altra maglietta che ho tagliato perché non ci stavo più dentro. Anche questa credo per molto pochi, Zelda, ma la primissimissimissimissima versione. Sapete che fa un caldo bestia fare sto lavoro. Questa non solo è tagliata, ma è pure una scollatura. Questa è piccolissima, la mettevo tipo 15 anni fa. Un lupo mannaro americano a Londra. Unico horror con i lupi mannari che vale la pena vedere, non me ne viene in mente un altro. Effetti speciali della Madonna, se non l'avete mai visto è giunta l'ora. Ho avuto una fortissima passione per i fumetti della Marvel. Questo qua è Capitan America. Troveremo moltissimi altri personaggi. Saitama versione cereali. Sui cereali ne ho infinite, perché a un certo punto avevo la passione proprio di questo tipo di design. Saitama, per chi non sapesse, One Punch Man. Ancora Marvel con Spider-Man. Morales, che è il mio supereroe preferito, ma forse, non lo so, insieme a Warlock. Ma Warlock non è un supereroe. E sempre tema Spider-Man, abbiamo questa qua delle Tartarughe Ninja. Questa è una copertina di Spider-Man molto famosa, mesciappata. Per ora l'unica maglietta di Frieren che ho trovato. Uno dei cartoni animati più belli della stagione scorsa. Un po' minimale, ma ci dobbiamo accontentare. Eccone un'altra di IQ, ve l'avevo detto che di queste ne avremmo viste parecchie. I cartoni animati sportivi sono quelli che mi piacciono di più, o quasi. Di nuovo One Punch. Più degli sportivi mi piacciono quei cartoni animati dove non succede niente, dove si mangia e si fanno cose. Slice of Life, questo è Yuru Camp, qui si mangia, si fanno cose e si va in campeggio. Il ramen di Ponyo, questa forse non è un granché, però BoJack un po' è stato dimenticato da Dio, è il caso di rispolverarlo, è molto 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 deprimente, è un po' adulto. Ma adulto non vuol dire che ci sono le scene di impapocchiamenti. Questo è un fumetto giapponese di cui non ricordo assolutamente il titolo. Una delle cose più terribili e deprimenti che ho letto, anche se è una gara. Ovviamente horror, ovviamente un po' vecchia. C'era sta bambina che viveva nella discarica. Come si intitola, non ho idea. Maglietta minuscola e accollatissima che non butterò mai. E Eraserhead di Lynch, il suo primo film. Assurdo, incomprensibile, onirico, horror, in bianco e nero, guardatelo. Questa non è che è per pochissimi, ma proprio per tipo per due. La Battaglia dell'Olimpo era un gioco del Nintendo che ho giocato ai tempi in inglese con il dizionarietto, e è il papà di Zelda sotto certi aspetti, e il papà di God of War, quello sicuro. Cioè ecco, God of War non esisterebbe se non ci fosse stato lui. Ancora One Punch con il programma giornaliero della palestra. Sì, ho apprezzato One Punch. Borderland, il primo, ci ho giocato decine di ore insieme all'allegro commensale in cooperativa, è stato divertentissimo. Gli altri mi sono piaciuti molto meno. Portal, davanti è così, dietro è così, è un altro di quei videogiochi che io ho adorato. Pensavo tra l'altro che sarebbe stato un prima e un dopo questo videogioco, tipo che il mondo sarebbe cambiato, invece non se l'è cagato nessuno. Io speravo che finalmente potessimo interagire con i video come si faceva qua e non avere poi il video e il videogioco staccati uno dall'altro. Non è accaduto. Concludo con una maglietta secondo me bruttarella, perché è in bianco e nero, di Demon Slayer. Lo sapete che Tanjiro è il mio personaggio preferito, che è il mio cartone animato preferito. C'ho la fascia quella verde in suo onore. Se volete una parte 3 ditemelo, ora mi vado a comprare qualche altra maglietta, perché non sono soddisfattissima di Frieren, vado a cercarne un'altra. Oggi metto questa qui degli Hobbit, perché non è che si può sempre mettere magliette belle 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 in maniera assurda. Anche quelle mediocri devono avere il loro spazio.